Benvenuti a Economicamente, siamo sul canale Sky 810 in streaming su www.tv.eu. Economicamente, quindi educazione finanziaria, quindi cultura dell'economia, cultura dei fatti che viviamo anche tutti i giorni. Nelle aziende, nelle famiglie, quello che leggiamo, quello che vediamo ai telegiornali. Ma per interpretare tutta questa mole di notizie che ci vengono così in continuo, abbiamo bisogno che qualcuno ci interpreti queste notizie che ci arrivano dal mondo economico e dal mondo internazionale, per poter agire, e proteggere le proprie aziende, i propri interessi, il proprio interesse nazionale. E ho il piacere e l'onore di avere qua con me Marco Rota, benvenuto. Grazie. Benvenuto. Grazie. È difficile avere Marco perché è sempre impegnato con tutte le sue aziende che segue a livello internazionale, però ci fa onore che è qui economicamente per darci una mano, per guidarci, una piccola lanterna in questo mondo di internazionalizzazione, se ne parla molto. E vorrei che tu dicessi la tua professione, cosa sei tu come professione, cosa fai? Io sono un consulente, sono un advisor, mi occupo di sicurezza e assisto le imprese sia in Italia che all'estero sui temi appunto della sicurezza e della, diciamo, della gestione delle criticità, non solo delle opportunità ma anche delle criticità. Perché in fare impresa c'è la criticità facendo impresa. Ce ne sono tante di criticità oggi, ce ne sono tantissime. Vediamo il panorama che c'è adesso a livello globale, mondiale. Da te, piccoli flash, abbiamo una mezz'oretta, però qualche piccolo flash mi piace molto perché tu sei qua e sei un fine conoscitore di quello che è la realtà, non di quello che leggiamo, ma la realtà economica internazionale. Certo. Un piccolo flash derivante da la crisi energetica che c'è, che la stiamo cominciando a toccare. Questa crisi energetica durerà secondo te? È persistente? La risolveremo? La risolveremo, ma dovranno esserci delle trasformazioni, dovranno avvenire prima delle trasformazioni epocali. Quindi si parla tanto di transizione energetica, ma a mio parere la transizione energetica non avverrà col passaggio evidentemente al solare, al fotovoltaico, eccetera, ma con l'avvento, ad esempio, della fusione nucleare, ad esempio. Quindi sono trasformazioni che dovranno avvenire nel tempo, con la ricerca, con lo sviluppo, ci vorranno anni, quindi noi dobbiamo abituarci, sembra brutto da dire, perché veniamo da due anni e più di pandemie, di difficoltà economiche, poi venivamo dalla crisi, diciamo, del 2008, quindi era un po' di anni che... Il 2011. Le famiglie, le imprese chiaramente sono sotto pressione, ma il mondo è in grande trasformazione, dopo magari lo spiegheremo con parole anche più semplici per farci capire a tutti i livelli, e quindi non solo agli addetti ai lavori. Allora, le trasformazioni sono in atto, cioè siamo in un momento storico in cui vengono abilitate nuove procedure, nuovi contratti, nuove energie, nuovi approvvigionamenti. Chiaramente queste sono trasformazioni che vengono viste in modo particolare, da vicino, dai grandi players, dai grandi giocatori economici, quindi i piccoli, i medi fanno più fatica e quindi fanno più fatica a vedere questa trasformazione, magari a coglierne anche il valore. O l'opportunità. Però chiaramente leggevo sì, ieri la notizia che è passata un po' sotto traccia, che siamo diventati nel mondo 8 miliardi. 8 miliardi di persone? Ecco, 8 miliardi, quindi chiaramente c'è una guerra permanente anche per l'accaparramento delle risorse, dell'energia, dei flussi energetici, dei minerali, delle materie prime. Pensiamo all'acciaio, ad esempio, no? Non solo,
non solo chiaramente. Beh, il territorio di Brescia, mi sembra che la parola acciaio sia ben presente su Brescia e provincia. Abbiamo dei grandi produttori da questo punto di vista, abbiamo Made in Steel, abbiamo delle grandi acciaierie, abbiamo dei grandi giocatori economici da questo punto di vista, anche molto preparati, però evidentemente anche loro giocano in un contesto economico globale, perché le grandi potenze del mondo sono a caccia di energia, sono a caccia di materie prime. Quindi mi stai dicendo che questa famosa, tanto sbandierata negli ultimi anni, via della seta, non è che dalla Cina viene verso di qua, ma dall'Europa va verso la Cina il flusso? Da che punto di vista? Materie prime, energia, trasferimento tecnologico. La Cina ha un altro dato di importanza di stamattina, per esempio, in termini anche di popolazione. Ecco. Per esempio l'India ormai supera anche la Cina, quindi oltre 1.400 milioni di persone. Quindi se voi pensate solo India, che secondo me è la nuova Cina in realtà, sì. E sarà la nuova Cina, Cina e India insieme contano una popolazione di quasi 3 miliardi di persone, quindi evidentemente lì c'è una necessità di energia, di materie prime per la produzione, per il sostentamento. Per il cibo. Cibo anche. Pensiamo anche solo al cibo, si è parlato della difficoltà appunto della catena, no? Di approvvigionamento, certo. Rispetto al grano, ma potremmo parlare anche di altri alimenti, di altre risorse. La grande trasformazione che noi stiamo vivendo sconta queste difficoltà, che siamo in tanti e già nel mercato si parla di risorse scarse, adesso sono ancora più scarse, quindi fino a quando non ci sarà un riequilibrio mondiale sulla base delle relazioni internazionali, noi avremo sempre di più degli squilibri e avremo delle criticità. Cosa suggerisci a un imprenditore, un'impresa, in questo è difficile questa domanda, lo so, ma di cosa deve, oltre lo sguardo dell'Italia, dove deve andare a posarsi, su quale zona? Noi siamo vocati all'esportazione, certo. Perché sopravviviamo, il nostro PIL sta in piedi perché le aziende producono e esportano. Uno sguardo, secondo te, un panorama, un imprenditore, dove deve cominciare a riflettere? Su quali mercati? Se noi guardiamo ai dati, diciamo, dell'esportazione del Made in Italy, la classifica è davanti ai nostri occhi, quindi chiaramente noi esportiamo in Germania, esportiamo in Francia, esportiamo negli Stati Uniti, in realtà molto più che in Cina, tanto per dire. Però credo che l'imprenditoria italiana ha il valore aggiunto, diciamo, per poter competere, diciamo, nel mercato globale, e lo farà con quei paesi che sono in grado di mantenere, diciamo, un equilibrio economico e quindi una capacità anche di importare. Credo che alla fine i paesi saranno gli stessi, quindi sicuramente c'è il mercato indiano, può essere un mercato interessante, il mercato di alcuni paesi in aggiunta, ma si svilupperà sicuramente nell'arco di un decennio, un quindicennio, ma oltre ai paesi tradizionali verso i quali noi esportiamo, immagino anche alcuni paesi del Golfo, per esempio, ecco. Il Qatar, ad esempio, è un paese molto interessante, quindi naturalmente c'è anche una capacità, c'è una liquidità anche evidentemente per poter importare la nostra produzione nazionale.
Però per fare questo chiaramente dovremo essere nelle condizioni di continuare a produrre e questo è un altro tema. Ti faccio questo esempio che a te ti farà sorridere, ma ne sai sicuramente più di me. Parlavo con un imprenditore in azienda che è andata a comprare, pensa, all'asta delle lavatrici. Dico, ma perché ha comprato delle lavatrici? Perché le ha prese, le ha smontate, le ha cannibalizzate per estrarre un microchip da 6-7 euro per poter andare avanti con la produzione. Certo. Quindi la scarsità di microchip fa anche queste cose. C'è il tema dei semiconduttori, esatto. Insomma, quindi i semiconduttori, diciamo, maggioritariamente, adesso gli Stati Uniti hanno ricominciato a produrre questi componenti che sono essenziali rispetto chiaramente alla produzione contemporanea. E al tempo stesso la grande mole di queste produzioni è a Taiwan. Certo, non Taiwan. Non casualmente Taiwan è il secondo fronte, diciamo, degli attriti internazionali, quindi non solo in Ucraina, ma anche... Leggiamo ogni tanto sui giornali che MiG cinesi sorvolano Taiwan, la portaerea americana è là che naviga, cioè sono fatti che passano così, notizie, un po' sotto traccia, ma... è lì il focus, certo. Si è spostato lì. Oltretutto il focus si è spostato chiaramente sull'Indocina, diciamo sull'Oceano Indiano, sul Pacifico. Australia, tutta questa zona qua. Sicuramente, anche se quello che sta succedendo in Ucraina evidentemente ecco. Ha rimodulato diciamo, l'attenzione anche degli Stati Uniti sull'Europa, chiaramente sul Mediterraneo, dove sembrava esserci un'assenza strutturale, via via, anche dal Medio Oriente, invece si vede che adesso, oggi mi pare domani c'è il viaggio di Biden in Medio Oriente, quindi nuovamente in Arabia Saudita, quindi c'è una ripresa anche delle attività Di relazioni diplomatiche anche sul Medio Oriente. D'altronde, noi abbiamo nel mondo oggi sostanzialmente due potenze, diciamo, globali, cioè gli Stati Uniti e la Cina. Non parlo di Unione Europea perché non è un soggetto, per quanto interessante, non è un soggetto unitario. Esatto. E non può esserlo, per mille ragioni che oggi... è difficile spiegare in questa sede, però la Cina e gli Stati Uniti dovranno continuare ad avere un focus globale, quindi un'attenzione che è rivolta non soltanto alla propria area, ma anche all'Africa, all'Europa, al mondo. Io l'unica cosa che ho letto, che ho interpretato sui vari focus finanziari, è che però la Cina, tramite i suoi ambasciatori, ha detto che questa guerra in Ucraina non fa bene al commercio, hanno detto loro. Non fa bene al commercio. L'unica cosa che hanno detto i cinesi. Lì c'è una, come dire, c'è un'ambiguità. Ecco. Nel senso, c'è un'ambiguità perché non c'è dubbio che la guerra in Ucraina, come vediamo, mette in difficoltà l'Europa, che è il consumatore, diciamo... di energia. Il consumatore, anche gli Stati Uniti in realtà, e che importano molto dalla Cina. Allora, chiaramente, in termini di relazioni economiche, il consumatore europeo vede uno stallo, no? Certo. Della propria attività e della propria funzione anche dentro le relazioni commerciali a causa di questo conflitto, e quindi questo mette certamente in difficoltà un paese come la Cina. Al tempo stesso però la Cina sta aiutando la Russia nell'aggressione in Ucraina. Quindi un doppio forno fanno loro. Ma perché il progetto cinese è quello dell'Eurasia, cioè la congiunzione dell'Asia con l'Europa, e questo può avvenire esclusivamente attraverso il Caucaso e l'Ucraina. Quindi... È un tema che non è facile, mi rendo conto. Anche perché, correggimi, ma la Cina aveva forti interessi economici in Ucraina, cioè
era ben presente in Ucraina, con industrie, con investimenti. Ma l'Ucraina è un mezzo, cioè non è l'obiettivo. Cioè non è che non c'è la guerra in Ucraina per il grano. Cioè noi dobbiamo guardare la mappa. Sì. Se noi guardiamo la mappa, guardiamo la cartina, noi vediamo che l'Ucraina è un ponte, un po' come la Turchia, se vogliamo, è un ponte tra l'Europa e l'Asia. Quindi il sogno cinese è di unire evidentemente l'Europa all'Asia, e questo è un progetto, ovviamente, è un progetto che non può convincere gli Stati Uniti, ad esempio. Certo. Ma non può convincere neanche buona parte, diciamo, dei paesi europei, questo per questioni di sicurezza. Come può avvenire, e finisco, come può avvenire questo? Può avvenire soltanto assoggettando la Russia, diciamo, in modo funzionale al progetto cinese, e questo secondo me già c'è, avviene già. Cioè la Russia già oggi è un paese satellite della Cina. Ah, per mille motivi. Per X motivi militari, energetici, poi l'energia. Adesso, poi magari ne parliamo, certo. Due o tre anni ci saranno difficoltà, poi quando smetteremo di utilizzare il gas proveniente dalla Russia, la Russia lo vende a chi può. Un paese isolato a livello internazionale, a chi può vendere? Alla Cina. Alla Cina. L'India. Parzialmente all'India, ma anche l'India ha bisogno di costruire. L'India non è funzionale al progetto cinese, questo è molto importante. La Cina è in contrasto, si sa. Col Pakistan. Si sono picchiati lì sui monti, sono picchiati ai confini. Il Pakistan è l'unico alleato vero militare della Cina. Quindi dentro l'Asia, quando si dice l'Asia è complessa come l'Europa. Stiamo dicendo, che per chi ci ascolta, che sono tutte e tre nazioni che hanno la bomba atomica, nel senso, sì, Pakistan, ma Cina. sono paesi che hanno obiettivi diversi, perché la Cina non ha amici in Asia, tolto che il Pakistan. Pensate a quello che è successo in Giappone, certo, qualche giorno fa. Il Giappone è il principale rivale asiatico della Cina, ma lo diventerà anche l'India, perché l'India strutturalmente è deputata a sostituire la Cina, anche nella produzione, diciamo, nella produzione di larga scala, con in più un elemento interessante, che l'India sta lavorando anche in termini di ricerca scientifica, a livello di produzione, di tecnologie, per affermarsi, quindi non solo come un paese dove andare a portare le fabbriche eccetera, a basso costo, eccetera, ma anche come un paese, diciamo, che segue gli altri grandi players internazionali sulla ricerca scientifica, biomedicale, spaziale, eccetera. Cioè, quindi l'India ha un progetto ambizioso, quindi non solo di diventare la nuova fabbrica del mondo, ma anche di imporsi come una potenza della ricerca e della tecnologia. Con tutte le problematiche di un paese così diverso, così frastagliato, così con tante culture, con tante religioni. È un paese, il paese delle caste, come sappiamo. Quindi loro hanno anche la necessità di fare una grande riforma, diciamo, dello Stato, ma anche della società. Questo, certo, è evidente. Ma paradossalmente, secondo me, sono il paese, diciamo, verso il quale mirare con quantomeno farci una riflessione. Sì, secondo me sì. Chi ha voglia di fare dei ragionamenti
economici, aziendali? Di medio-lungo periodo, pur in questo momento diciamo di grande incertezza, secondo me deve guardare anche all'India. Anche all'India. Sì. Ma un'azienda, che servizi puoi dare tu come professionista a un'azienda? Cosa vengono a chiedere a te le aziende? Diciamo che assistenza chiedono? La nostra società di consulenza si occupa principalmente di sicurezza, si occupa di sicurezza a 360 gradi, quindi sia la sicurezza fisica che la sicurezza, diciamo, cibernetica. Quindi tutto quello che oggi va sotto la voce della cyber security. Ma oltre a questo... Tema molto delicato, molto interessante. È un tema sul quale c'è ancora molta, ahimè, molta ignoranza, molta sottovalutazione, e c'è anche una evidente difficoltà. Quando propongo, a prescindere dalle tue capacità sulla cyber sicurezza, che è fisica e tecnologica, ma come educatore finanziario, consulente, quando propongo la polizza degli americani, ad esempio, che sono avanti su questa cosa qui, per coprire le spese, per attenuare il costo, quando c'è stato, dato a me non succede, succede al mio vicino di casa. Ma sappiamo che gli attacchi informatici ci sono quotidiani, continui. Allora, ormai è chiaro che da un po' di tempo, che se non investi in prevenzione, investi poi dopo, spendi successivamente aggiungendo uno zero. Ah. Quindi... questo è ancora un messaggio che si fa fatica. L'analisi del rischio fatta prima, insomma. Noi facciamo un'analisi di intelligence, che è un'analisi un po' diversa e anche più... profondità, più in profondità. Un po' più in profondità, diciamo, dell'analisi del rischio. Noi facciamo l'analisi del rischio dell'analisi del rischio. E questo... anche poi rispetto alle attività che un'impresa può fare a livello di attività, di ricerca, di manifattura, di costruzione di stabilimenti all'estero. Chiaramente c'è un mix di criticità che deve essere affrontato, che oggi ha a che fare sia col piano fisico che col piano, diciamo, cibernetico, quindi la sicurezza fisica e la sicurezza cibernetica. Bisogna mettersi nell'ottica che ciò che non viene investito preliminarmente poi naturalmente ha delle conseguenze. Quindi, certo. Oggi lo vediamo, ma non è solo perché c'è la guerra in Ucraina, cioè il perimetro della competizione globale, qui voglio dirti una cosa importante. Grazie. Il perimetro della competizione globale si è spostata sulle reti. Quindi non è solo il fatto di avere software, di avere l'antivirus. Sì, di mio cugino. Oddio, un po' di accortezza, nel senso che c'è un problema di cultura, anche di conoscenza. Cultura, quindi ci vuole anche un'educazione finanziaria, anche un'educazione alla sicurezza. Certo. Ma il conflitto si è spostato sulle reti perché nelle reti ci sono le informazioni. Quindi, cosa c'è oggi di più prezioso delle informazioni? Il dato. Il dato. Ma attenzione, aggiungo un particolare. Certo. Noi viviamo in un'epoca di quella che io chiamo di, non solo io, di infodemia. Cioè, non c'è solo la pandemia, c'è l'infodemia, cioè la pandemia delle informazioni. Troppa informazione. Noi siamo... Sommersi. Sommersi dalle informazioni. Ma, e chiudo. Leggere. Ma che cosa c'è che ha più valore di un'informazione che tu riesci a cogliere come informazione preziosa dentro un mare di informazioni inutili? Mamma mia, cosa stai dicendo? Quello è lo scrigno. Questa cosa qui vale la puntata, ragazzi. Ascoltate bene, perché questo passaggio qui, per le imprese, per gli imprenditori, per chi ci sta ascoltando, è fondamentale. 30 secondi per dire che cos'è che si vuole rubare, che cos'è che gli attori statali, non statali, insomma, le organizzazioni criminali, i competitori, cosa vogliono rubare? Vogliono rubare
i brevetti dei tamponi, vogliono rubare i brevetti, diciamo, un drone nuovo. Che stanno alla base della nostra produzione o dell'acciaio o di come facciamo l'estrusione dell'alluminio o di come noi concepiamo le nostre reti commerciali all'estero, oppure l'attenzione verso quelli che sono i nostri clienti, perché potrebbero un giorno diventare i loro, e quindi devono sapere che cosa andare a capire nella posta elettronica, nei database, eccetera, eccetera. A proposito, ti fermo perché la puntata sta volando, abbiamo due minuti. Volevo dare un piccolo riferimento tuo per chi ha seguito la puntata, una mail per poterti contattare. Certo. Chiedo alla regia, eccola qua, grazie regia. Questa è la tua mail per poterti contattare, le imprese, per poter fare, io dico sempre prevenire, come dice il vecchio adagio, è meglio che curare. Quindi anche dal punto di vista chi volesse export, chi volesse internazionalizzarsi, chi volesse alzare lo sguardo oltre l'Italia, fare una piccola colloquio con te di analisi della situazione è importante. Abbiamo visto che tu ci hai dato dei piccoli flash e ti ringraziamo, perché potremmo parlare, fare 10 puntate con te, ma hai aperto vari fascicoli, vari punti di riflessione. Rivedete questa puntata perché ci sta dando una mano. Una conclusione tua, no, per un'impresa, una conclusione tua. Allora, anzitutto suggerimenti per quello che valgono in questo momento è di credere, diciamo, nel sistema paese. Credere nel sistema paese perché regge. Ci sono le condizioni per reggere, sicuramente con un po' di sacrifici che andranno fatti, soprattutto in autunno, però sono più preoccupato, diciamo, del sistema politico per la frammentazione, insomma, per l'instabilità. Le imprese lo hanno dimostrato, possono reggere questa competizione, ma vanno aiutate, perché se non aiutiamo le imprese noi avremo problemi sociali immensi. Problemi sociali vuol dire che disoccupazione, vuol dire gente a casa, vuol dire aziende che chiudono, come alcuni giorni fa, sono solo 24 ore, 100.000 imprese questo autunno chiuderanno, ma posso descrivere questo. L'ha detto molto in un'intervista, Bernabé l'ha detto molto bene stamattina. Bene, io volevo ringraziare Marco Rota per questa cavalcata sulla protezione, sul rischio internazionale, una panoramica che ha voluto elevare lo sguardo di economicamente per le imprese, per i consulenti finanziari, che questi dati vanno interpretati. Quindi una bellissima puntata di cultura finanziaria e di cultura internazionale di sicurezza. E di cultura del sistema paese. E di cultura del sistema del paese. Ringrazio infinitamente Marco Rota del suo tempo, di esserci venuto a trovare economicamente, e rimando a lunedì per una bellissima puntata di Economicamente. Alla prossima!